Ed eccoci qua al primo giorno della Gamescom, evento Microsoft. Abbiamo finalmente potuto provare Dead Rising 3, gioco sviluppato in esclusiva per la nuova console Microsoft, appunto Xbox One, in uscita al lancio e sviluppato da Capcom Vancouver, che poi sono gli stessi che hanno sviluppato il secondo. Inafune aveva detto che un terzo capitolo ci sarebbe stato se le vendite del secondo fossero andate bene. Evidentemente così è stato, e visto le buone relazioni che intercorrono fra Microsoft e Capcom in ordine a Dead Rising, si ripete l'esclusività, così come era successo per il primo Dead Rising, che ricordiamo era stato il primo titolo per Xbox 360 ad aver raggiunto il milione di copie worldwide. Questo terzo episodio è ambientato 10 anni dopo quanto accade in Dead Rising 2 e vede come protagonista questo giovane meccanico Nick, che si trova in questa città che è un vero e proprio open world, liberamente esplorabile dal giocatore e disponibile sempre per il giocatore fin dall'inizio. All'interno del gioco saranno disponibili tutta una serie di quest, sia legate alla trama principale che sotto quest, liberamente sbloccabili, liberamente affrontabili. La novità è che per la prima volta non ci sarà un tempo limite per realizzare le diverse sottoquest o le quest della trama principale, così che il giocatore potrà rilassarsi e decidere cosa fare, come fare e quando farlo. Alla fine del gioco la trama principale dovrebbe giocare facendo soltanto quella fra le 10 e le 12 ore, e si renderà disponibile un'altra modalità che è chiamata Nightmare Mode, che ci dicono essere, così ci ha detto il producer, il più difficile Dead Rising mai fatto, e che appunto reintroduce la necessità di andare in dei save point, visto che normalmente si potrà salvare dove si vuole, e soprattutto verranno reintrodotti i time limit. Facendo le diverse quest si sale di livello e torna, quindi si possono sbloccare nuove abilità e nuovi poteri per il personaggio. Una volta che si è finito il gioco si può continuare a giocare riprendendo il personaggio da dove lo si è lasciato alla fine del turno precedente. Molto interessante la possibilità di giocare tutto lo story mode in cooperativa con due giocatori. I giocatori prenderanno parte al gioco al punto in cui l'host della partita è arrivato, però entrambi sbloccheranno punti esperienza, abilità e punti della storia indipendentemente, per cui se per esempio voi sbloccate partecipando come coop una quest molto avanzata nel gioco, quando arriverete a quel punto della storia potrete deciderla se rifarla oppure se skipparla, perché comunque l'avete già ultimata. L'altra novità è che ovviamente ritorna la possibilità di combinare le armi per poterle usare come e quando meglio credete. La differenza è che non avete bisogno di un banco di lavoro, ma il protagonista può combinare le armi in qualsiasi momento. Ne raccogliete più insieme, poi con RB, cioè il pulsante, il grilletto alto destro, viene fuori l'elenco degli oggetti disponibili, e se combinabili si preme A e on the fly, cioè direttamente vengono combinati. Per poterli combinare è ovviamente necessario trovare i progetti che sono sparsi e nascosti per tutta la mappa. La novità è che si possono guidare dei veicoli, nel senso questo già si poteva fare, ma la novità è che possono essere combinati anche dei veicoli. Qui nella demo era possibile combinare uno schiacciasassi con una motocicletta, ad esempio, e poter andare in giro. Centinaia di migliaia di personaggi su schermo, il motore è proprietario. Grandissimo lavoro sulle luci, letteralmente impressionante è quando il giocatore impugna la torcia e si muove in mezzo agli zombie illuminandoli uno ad uno, è molto molto violento, ci sono i close up della telecamera quando si eseguono l'equivalente delle fatality strappando le membra ai nemici. Il fatto è che per poter provare appunto questi blueprint sarà necessario affrontare i livelli in maniera molto molto meticolosa. Dicevamo della lunghezza del gioco, 10-12 ore per la quest principale, affrontando le sottoquest si può arrivare a 30-40 ore di gioco, mettendosi a girovagare e fare raccogliere ogni singolo collectible, cioè oggetto, perché ce ne sono tantissimi, già ne abbiamo trovati un paio in questa breve demo, si possono raggiungere le 60 e oltre ore di gioco. Come dicevamo, la grafica è impressionante, tantissimi modelli, per il momento il gioco soffre di rallentamenti, soprattutto nei punti in cui ci sono tantissimi zombie e si vanno a impattare con i veicoli, però il team punta a raggiungere i 30 frame al secondo e ci hanno promesso che per il lancio della console questo obiettivo sarà raggiunto in maniera stabile e definitiva.